Buonasera a tutti amici. Buonasera ragazzi. Questa sera ci troviamo in una location veramente mozzafiato, ovvero il bavaglino di Giuseppe Costa. ragazzi, questa sera cercheremo di portarvi con noi in questa esperienza culinaria. Ragazzi, ne vedremo delle belle, o perlomeno ne gusteremo delle buone. Ciao ragazzi, ci troviamo in compagnia di Roberta Salve. che ci spiegherà nel dettaglio i piatti di questa sera. Assolutamente sì. Allora iniziamo per la signora col nostro prato estivo. Alla base troverà una maionese di ceci, delle zucchine alla scapece, della melanzana cotta a cartoccio, cetriolini sott'aceto e un battuto di peperoni. Per il signore invece patate e mandorle. Alla base un morbido di patate, delle mandorle caramellate, tre diverse creme, ceci, carote e prezzemolo, spuma di radici di prezzemolo, tartufo grattugiato e caviale. Allora proseguiamo con i vostri primi. Per la signora, risotto scamorza e finocchietto, semplicissimo, mantecato con un burro e finocchietto e del parmigiano. E concludiamo con della scamorza affumicata che col calore del risotto si scioglierà sul piatto. Per lei invece, tonnarello alla matriciana di seppia, classica matriciana, abbiamo lasciato tu invariati tutti i classici ingredienti, compreso il guanciale. Concludiamo con della seppia e il suo nero di seppia. Ebbene ragazzi, siamo giunti per il secondo e per il dolce per la nostra Ivy. In compagnia della nostra gentilissima Roberta, ci immergiamo nei nostri piatti. Andiamo. Allora, per la signora pane e olio, si tratta di un dessert, l'apparenza potrebbe sembrare un vero e proprio piatto povero o antico, se così possiamo dire. Noi l'abbiamo rivisitato come dolce. Alla base un crumble di pane, del grano cotto, un gelato all'origano, spuma all'olio extravergine di oliva e nel cucchiaino un pralinato al sesamo. Per lei invece, continuiamo con un secondo, il chiodo di Messina. Si tratta di un rombo chiodato, per questo prende il nome il chiodo perché è proprio la tipologia del pesce. Di Messina perché è accompagnato da una salsa alla ghiotta tipica messinese, la troverete sia all'interno sotto forma di pangrattato, sia alla base. Concludiamo con del pomodoro, patate, sedano, capperi e olive. Beh, che dire, devo ringraziare Roberta per questa splendida descrizione e grazie per averci accompagnato in questa fantastica cena. Grazie a voi, è stato un piacere. Grazie. Ed eccoci qua con l'artefice di questo percorso culinario fantastico, ovvero ve lo presento, lo chef Giuseppe Costa. Diamo a lui la parola. Ciao a tutti, com'è andata? Spero bene. Avete visto i piatti, avete visto quello che facciamo, però vi aspettiamo qui perché è bello vedere, ma secondo me è soprattutto bello assaggiare le cose. Quindi vi aspettiamo qui a Terrasini, nel mio ristorante Giuseppe Costa, o al Salotto sul Mare o al Bavaglino. A presto, ciao! Ragazzi, mi raccomando, qui andate sul sicuro. Un abbraccio e grazie veramente di tutto. A te. Grazie.